il mostro dagli occhi verdi che deride la carne di cui si nutre. Come devo fare se non ho mai provato una cosa così prima. A me fa paura sta cosa. Lei dice che vuole tanto stare con me, ma poi c'è sempre un casino. Che cazzo hai fatto qua? Secondo te faccio bene a fidarmi di te? Chiedere scusa. Eri distratto, cosa mi hai fatto? Il silenzio mi uccide. Il silenzio mi uccide. Eri distratto, cosa mi hai fatto? Il silenzio mi uccide. Un giorno sono io, un giorno sei tu. Pensi che con te sarà diverso. Eccola, Giulia Fazzini, Shake. Abbiamo visto delle immagini di questo bellissimo, bellissimo lavoro che tra l'altro, ragazzi, ha scalato immediatamente le classifiche di Rai Play. Siete primi in classifica, quindi molto, molto visti, super visti da tutti i ragazzi della generazione Z. Allora, questa splendida fanciulla, l'anno scorso io l'avevo invitata, ma lei era ancora minorenne, non poteva venire e finalmente è diventata maggiorenne, quindi piena generazione Z. Allora Giulia, raccontaci invece come sei arrivata così giovane al successo. Intanto pensate, lei voleva fare tutt'altro, voleva lavorare nel mondo dell'editoria, sì, e addirittura diventare scrittrice. Non voleva fare l'attrice, poi che cosa è accaduto? Allora, l'ambizione della scrittrice è una cosa che mi accompagna da quando ancora non avevo iniziato a scrivere, quando ero piccolina, piccola, piccola, 5 piccola. Anni io già avevo questa idea, che è una cosa che tra l'altro non vorrei assolutamente archiviare. Una cosa che dico sempre a tutti è: se dovessi veramente morire senza aver pubblicato il libro, penso sarei molto delusa che da me bella stessa. Questa cosa. È assolutamente una io cosa. Io ne ho che pubblicati continua. 16, quindi va bene. Allora, dai, dai, perfetto, mi dare quel consiglio allora dopo. Come sono poi invece sì, arrivata a lavorare? Come sei arrivata? Allora, io vivo a Milano, ero nel parco di Porta Venezia, stavo pranzando e sono arrivati questa coppia di ragazzi, di studenti, che mi ha approcciato e mi ha detto: guarda, tu potresti avere un volto interessante, se vuoi venire da noi a fare qualche giorno di lezione e poi riceverai una valutazione e potresti vincere una borsa di studio. E ho detto, in quei giorni stavo cercando una scuola, ho detto, vabbè, è un segno dell'universo. Destino. Ed effettivamente sono andata e è uno spazio che, l'ho detto alla mia insegnante più volte, Vonda Braccio, che è una donna meravigliosa. Negli ultimi 5 anni, se dovessi citare ciò che più mi ha fatto crescere, ciò che più mi ha cambiata e mi ha dato un respiro nella vita, è proprio quel luogo, è proprio la recitazione. E quindi trasformarla in un lavoro è stato abbastanza naturale. È stato naturale. Un attimo, assolutamente. Sì, un sì. Lavoro però di grande successo, perché ti è esploso tra le mani, no? Cioè tu non credo che immaginassi di diventare così famosa subito con un lavoro di cui adesso vediamo un altro pezzetto, che davvero, insomma, sì, fatto molto bene, però la rivisitazione di un classico come Shakespeare, rivisitato alla maniera della generazione Z, però impegnativo, no? Sì. Guardiamo. Vai. Che ti ha detto? Non lo so, è stranissimo. Beh, adesso lo perdere, tanto qua l'adorano già tutti. Oddio! Basta, acqua. Senti, do la mia. Carina, mo. Perfetta. Adesso dormo un po', che c'ho sonno. Lei, con chi ti senti? Non mi rispondi neanche più ai messaggi adesso. Ma che ci lasciamo? Ma non puoi accettare che le cose non vadano come vuoi tu una volta. Tu tornerai ad essere la sfigata che sei sempre stata senza di me. Volevo chiederti scusa per ieri. Possiamo vederci stasera? Vuoi che ci vediamo stasera? Lo vedo, però se è successo. Devi dirmi qualcosa? Voglio provare. Bea! Bea! Ah! Ho cazzato, era male? Comunque il parkour non è roba per quelli come te. No, io voglio sapere dove sei finita ieri sera. Mi scusi? Ho visto che mi guardavi nel video. Beh, non è questo quello che vuoi? Che siano tutti lì a guardarti. Scusa? Ci venivo sempre perché mi faceva sentire molto protetta. Come mi fai sentire tu adesso. Eccola! Giulia, mi viene da dire... Cioè, io questa è la domanda, diciamo, della mamma della generazione Z, no? Però mi metto anche nei panni di chi ci sta seguendo da casa, non sono tutti ragazzini, tra l'altro siamo ormai è notte, quindi ci sarà un pubblico adulto, no? Ma cosa c'entra Shakespeare con questa serie? Cioè, come siete riusciti a unire un grande classico con storie di ragazzi? Allora, sicuramente è stata una scelta in primis coraggiosa. Quando me l'hanno descritta, sono molti a tutti quanti. Come te l'hanno descritta? Come te l'hanno proposta?
L'idea alla base era proprio il fatto che la forza di Shakespeare risiedesse in questa sua capacità di raccontare storie che dopo secoli ancora ci risultano attuali, certo, e moderne. E quindi l'idea era rivisitare uno spazio della vita, un periodo della vita che tutti abbiamo vissuto, che è il periodo delle grandi passioni, l'adolescenza, e dei grandi amori, e affidarci a una penna che questi spazi li ha capiti veramente molto bene. Non pensare che determinati nomi siano riservati soltanto a delle sfere che non ci riguardano, magari molto intellettuali, certo, ma proprio trattare col popolo, quindi trattare con la nostra materia. Quindi avete preso Shakespeare e lo avete reinterpretato ad uso, sì, e consumo dei ragazzi della generazione, esatto, Z. E siete riusciti in un'opera veramente straordinaria. Grazie. Martina, cosa si prova e come si gestisce il successo, un grandissimo successo come il tuo, a 18 anni? 18 anni. gioia di avere 18 anni. In realtà non ho ancora una risposta per te in questo momento, perché è stata sicuramente perché una settimana... Perché sta vivendo ancora, è sta stata, vivendo. Sì, è stata, vero, una settimana decisamente caotica. Io non ho ancora forse realizzato a pieno quello che è stata la risposta del pubblico a Shake. E una però cosa che... RaiPlay ha realizzato, perché RaiPlay significa... RaiPlay sono molto contenta abbia realizzato. Giovanni. Siamo in un momento storico un po' particolare e in questo momento non tutti riescono ad avere una progettualità futura. Tu come vedi il tuo futuro? Come ti vedi tra 15 anni? Wow, allora tra 15 anni mi piacerebbe aver continuato in questo percorso, essere diventata molto più brava di quello che sono oggi, soprattutto di star continuando a studiare, perché è una professione che ti richiede di lavorare sulla tua persona, il corpo e l'essere umano è lo strumento dell'attore. E soprattutto quindi... aver scritto il suo libro. Sicuramente, è vero, quello, il suo libro. Mi piacerebbe star continuando a studiare. Allora, sai che cosa è bello? Pubblicato quel libro. Allora, io mi sono innamorata professionalmente di questa ragazza stupenda che è venuta da noi a Uno Mattina in Famiglia, l'altro mio programma di Rai 1, e devo dire mi sono innamorata della sua capacità di non parlare, nonostante questa grande popolarità, mai di cose come successo, riconoscimenti, bellezza, autografi, ma studio, formazione, e anche tra tanti anni lei si vede una persona che continua a studiare. Questo è un messaggio bellissimo, io da mamma della generazione, grazie, Z ti ringrazio veramente. Trovo sia grazie fondamentale. Davvero. Grazie, davvero. Grazie, grazie soprattutto a te e in bocca al lupo per Shake. Grazie. Se ti va di restare